Nel corso degli ultimi anni abbiamo realizzato una prova in questi campi dove abbiamo valutato l'effetto di alcuni cambiamenti climatici sulla crescita delle piante di frumento. In particolare abbiamo considerato l'effetto dell'innalzamento della CO2 nell'atmosfera, che è la causa dei cambiamenti climatici, ma che ha anche un impatto sulla crescita delle piante. In generale una pianta utilizza la CO2 per fare fotosintesi, quindi per costruire nuova materia organica, e quindi aumentare il contenuto di CO2 nell'atmosfera comporta per la pianta una maggior capacità di crescita. Nel corso dell'esperimento abbiamo valutato una decina di varietà diverse di grano duro e abbiamo notato come queste varietà, quando cresciute in elevate CO2, tendono ad aumentare la loro capacità produttiva. Quindi in buona sostanza abbiamo piante che producono più grano a parità di altre condizioni. Per creare le condizioni che sono attese per il 2050 operiamo con un impianto tecnologicamente avanzato costituito da un serbatoio in cui viene stoccata la CO2 e poi da un sistema che consente di distribuire la CO2 sui campi in assenza di barriere contenitive. Sono alcune aree di questo campo qua che sono circondate da ugelli che spruzzano il CO2 all'interno dell'area e da sistemi di controllo che gestiscono la concentrazione di CO2 sulle piante della prova in modo tale da mantenere la concentrazione sempre a un livello a livello previsto, che è comunque superiore a quello attuale. È un sistema dinamico per cui tante CO2 viene immessa nel sistema, tanta poi se ne disperde, ha un costo significativo, però certamente consente di creare condizioni oggi che si realizzeranno in futuro e soprattutto consente di capire cosa andiamo incontro in termini di produzione e di qualità della produzione.